Buongiorno, buon sabato e benvenuti a una nuova diretta con noi da Rimini. Oggi ci troviamo sul campo dei centri di salute mentale. Abbiamo qua i protagonisti dell'evento e di questo progetto di cui arriveremo a parlarvi a breve. Il primo con cui parliamo, che ci farà un'introduzione su tutto questo evento, è un coordinatore, ve lo presento e vi parlerà un po' di com'è la situazione, come sono le impressioni, un po' vi farà avere una sua opinione. Allora, io partirei un po' da lontano, visto la mia venerabile età e l'esperienza di più di 40 anni nell'ambito della salute mentale, vorrei riportare un momentino tutti all'attenzione che quest'anno corrono 40 anni dalla legge Basaglia, la 180 del 1978. Quelli sono stati anni di grandi riforme, di forti spinte, soprattutto in ambito sociale, e contestualmente era stata approvata anche la 833 che prevedeva l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Cosa cambia con queste leggi? Con queste leggi finalmente il malato di mente non è più considerato un numero, non è più considerato un problema di ordine pubblico, ma diventa una risorsa per la società. Quindi viene considerato finalmente una persona portatore di una propria storia, che è in grado di contribuire allo sviluppo della società. Vorrei dire, in questo caso noi dobbiamo pensare a come si evolve e si passa dalla semplice cura e dal contenimento alla prevenzione e alla riabilitazione. Questo è il grande passo. Quindi non si presta soltanto attenzione alla malattia, ma alla persona. Ecco che si interviene a questo punto sulla riabilitazione e sulla prevenzione. Si individuano nuovi strumenti e soprattutto nuovi scenari e nuovi ambiti in cui intervenire. Grazie mille per l'intervento e grazie anche per la disponibilità. Ora passiamo a un'altra esperienza. Ti chiedo il nome, la squadra da cui provieni e un po' la tua esperienza come giocatrice, come coordinatrice. Sì, io sono Giulia, vengo da Novara, la squadra è i Girasoli Novara e sicuramente, un po' come ha aggiunto il collega, sappiamo anche il valore dello sport, del movimento, per qualsiasi individuo, in particolare nel contesto della riabilitazione assume dei significati particolari. Sicuramente sport, movimento vanno a favorire appunto quelle aree legate al benessere, al lavoro all'attenzione alla corporeità, alla socializzazione, che sono sicuramente aree problematiche per i pazienti psichiatrici. In questo senso WISP, in particolare WISP Piemonte, ha sostenuto già ormai da 15 anni un progetto di pallavolo con un campionato dei centri di salute mentale, e questa è sicuramente una grande opportunità, per cui appunto le nostre squadre, oltre ad allenarsi e a giocare, hanno l'opportunità di farlo in un contesto strutturato, di incontri anche con altre squadre. E da qui anche l'opportunità per in questi giorni di vivere l'esperienza del campionato nazionale con squadre appunto un po' da tutta Italia e di altri livelli, che consentono davvero il lavoro di stare all'interno della società assolutamente in quanto individui e non portatori di una patologia. E un pochino di questo vi racconteranno le altre esperienze. Perfetto, una domanda breve. È il primo anno che venite qua? Sono tanti anni, piccolo bilancio di questo rassegna di Rimini. Per noi è il quinto anno e secondo me è stato un crescendo, secondo me è sempre meglio, soprattutto dal punto di vista degli incontri con le altre squadre, con gli altri colleghi, che diventano poi davvero amici. Grazie mille anche a lei per la disponibilità. Ora passiamo a una giocatrice. Sì. Faccio una domanda veloce, poi con la presentazione tutto, giusto per rompere un attimo ancora il ghiaccio. Quanto è importante il valore del gruppo all'interno di queste squadre, soprattutto in questa categoria che è delicata, ma è pur sempre una forte emozione vederli giocare? Assolutamente sì, è importantissimo, perché comunque non dimentichiamo che il disagio mentale
ha proprio tra le proprie caratteristiche l'isolamento, nonché l'essere impegnato proprio in deliri, in sofferenze molto importanti. Invece trovarsi in un gruppo, trovarsi fra di noi, significa concentrarsi su un'attività che piace, sul gioco, su altri, perché si tratta di fare un gioco di squadra. Questo è stato bellissimo, ci sono pazienti e operatori, ma in realtà siamo tutti un bellissimo gruppo. Pazienti perché hanno anche molta pazienza con noi operatori, io sono comunque un'infermiera, e per me è anche emozionante averli visti in momenti di grande sofferenza, di grande difficoltà, adesso invece giocare, spensierati, concentrati, felici. Li ho visti e li vedo e siamo tutti partecipi, come diceva la collega, alle dinamiche di gruppo, di festa, di condivisione. Noi siamo alla nostra prima esperienza. Noi appunto intanto ringraziamo ovviamente la WISP, noi veniamo dal Piemonte. Il nostro progetto ha coinvolto tutto il dipartimento, di più ASL. Ci sta dando grandissime soddisfazioni. Ci siamo trovati appunto l'anno scorso a giocare, noi facciamo diverse attività perché diverse sono i momenti di condivisione, di gioco, di attività fisica, di condivisione. Ci siamo trovati l'anno scorso con un pallone a cui dobbiamo davvero tanto, ci siamo trovati a palleggiare, ci siamo trovati calamitati al gioco e fra di noi. Abbiamo trovato una forte adesione soprattutto sui giovani, quindi su quelli su cui davvero vogliamo ancora di più lavorare. Ce ne siamo innamorati, insomma, ci siamo innamorati di questa attività e abbiamo man mano continuato a coltivarla. Si riportavano un po' anche, cioè un'esperienza comunque il gioco e la pallavolo di tutti, perché tutti comunque in età comunque giovanile, la scuola, tutti abbiamo giocato a pallone, qualcuno con qualche capacità in più, qualcuno un po' meno, ma tutti felici di giocare e di mettersi in gioco in squadra. Abbiamo fatto palleggi e poi abbiamo trovato il sostegno di volontari, citiamo ovviamente la nostra Diapsi che ha fatto tantissimo nel sostenerci moralmente e non solo, anche con spostamenti, anche in modo molto pratico. Ringraziamo ovviamente gli enti locali, ripeto la WISP, le ASL che hanno creduto in questo progetto e che ci hanno permesso di essere qua. Da lì abbiamo iniziato a giocare, ad allenarci e quindi siamo arrivati ad iscriverci a questo torneo, per noi è stato ovviamente un traguardo bellissimo e siamo qua per la prima volta, prima speriamo di una lunghissima serie. Grazie mille, grazie davvero. Grazie a voi. Ora passiamo a un altro intervento. E c'è anche il passaggio di palla. Partiamo con una brevissima presentazione, nome, squadra e poi con una domanda, ovvero quanto conta la pallavolo e lo sport per la squadra o comunque in generale anche nella vita, con i suoi valori, con tutto quello che può trasmettere anche ai ragazzi. Certo, allora io sono Angelo del club Integriamoci di Ferrara, siamo l'unica squadra qui al torneo della UISP di Rimini che non è del Piemonte. Questo ci dà soddisfazione perché giochiamo contro tutte delle squadre del Piemonte e non riusciamo mai a vincere perché troviamo sempre la solita squadra che ci batte e perdiamo sempre solo da quella. Però siamo un'associazione di utenti psichiatrici ed esclusivamente utenti psichiatrici. Abbiamo alle nostre spalle l'USL che continua a mandarci ragazzi quando stanno meglio, chiaramente. Poi abbiamo persone che, siccome oltre alla pallavolo facciamo anche calcetto, nuoto, ginnastica dolce, la pallavolo la facciamo due volte alla settimana perché abbiamo scoperto che per venire a fare questo campionato qui bisogna essere in forma ed allenati. Quindi abbiamo cominciato 3 anni fa, siamo venuti a sapere di questo torneo. Ci era piaciuta l'idea, ci siamo messi d'accordo con la nostra coach, diciamo così, e abbiamo partecipato, ci siamo trovati bene, siamo anche arrivati quinti, ma è stata un'esperienza stupenda, non soltanto per il discorso del gioco, anche perché con tutte le altre squadre ai pomeriggi si va in spiaggia e
saremo in 30-40 a giocare a beach volley, tutti mescolati, e questa è un'esperienza unica ed è meraviglioso, perché ti metti 5 di qua, 5 di là, 5 di Novara, 5 di Ferrara, 3 di Ferrara, 2 di Torino, ed è bellissimo. Questo qui, i nostri ragazzi, i nostri utenti, che sono proprio utenti tutti, non abbiamo nessun operatore, non abbiamo nessuno che ci segue, veniamo su per nostro conto, poi speriamo che l'USL ci rimborsi qualcosa, però in tutti i casi, ecco, noi intanto dico la verità, quelli del Piemonte lì ci hanno dato un forte input, perché noi sappiamo che in Piemonte fanno un campionato loro. Ora c'è già balenata l'idea quest'anno di proporre una cosa del genere anche in Emilia Romagna, perché ce ne sono tante di realtà, di altre associazioni di utenti psichiatrici che fanno pallavolo, fanno anche calcetto, ma pallavolo vedo che vinciamo sempre noi, ma non ha importanza, quello che è importante è partecipare, e ci piacerebbe fare un campionato come fanno appunto in Piemonte, quindi andate e ritorno con le altre associazioni, e per vedere se riusciamo a lanciare qualcosa di nuovo, e questo è stupendo. Grazie mille. Grazie. Poi sicuramente è un modo ottimo per finire la stagione, anche per crescere e coltivare nuove amicizie, certo, anche fuori dall'Emilia Romagna. Questo sicuramente, ma stai scherzando? Certo, 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 noi siamo veramente contenti, abbiamo conosciuto un casino di gente da 3 anni a questa parte, un casino di realtà che sono come la nostra, di utenti psichiatrici e non solo, perché non ci sono solo utenti psichiatrici, ci sono anche infermieri bravi che giocano, però cerchiamo di dare il nostro meglio. Grazie mille. Grazie a voi. Bene, a voi. Ora entriamo nel vivo e cerchiamo di avvicinarci il più possibile al campo per poter osservare un po' qualche scambio. E con queste riprese vi posso assicurare che questa è veramente la WISP che ci piace, dove ci sono quelli che noi consideriamo i veri amatori di questo sport. E l'appuntamento sarà domani con le premiazioni finali di questa rassegna. Alle ore 11 ci sarà il primo collegamento e a seguire ce ne sarà un altro alle ore 12:30. Grazie per aver partecipato a questa diretta del sabato mattina e ci si sente, ci si vede a domani.